Intenso e costante l'impegno sociale del FIOF, circostanziato in questa quinta edizione del Revolution Summer Festival, con l'intervento di due grandi fotografi, Danilo Balducci e Nicola Starantino, presenti al Circolo Tennis di Barletta per illustrare i loro recenti progetti. Tarantino da anni documenta grandi eventi di massa realizzando reportage in Europa e in Asia. Dal 2013 collabora con la Lega del Filo d'Oro che ha patrocinato il suo nuovo progetto The Sound of Darkness. Ho documentato, visitando le diverse sedi della Lega del Filo d'Oro, seguendo i ragazzi, cercando di descrivere questa realtà da due punti di vista. C'è una prima parte del mio lavoro, se vogliamo più un pochino più cupa, che vuol far vedere la solitudine e la intrinseca e l'isolamento, se vogliamo, che queste persone hanno nel momento in cui non sono stimolate da interazioni sensoriali o personali o da attività. E nella seconda parte del lavoro invece c'è il resto, ovvero tutto ciò che riescono a fare grazie allo straordinario sforzo delle persone, degli operatori che lavorano all'interno della Lega del Filo d'Oro, che riescono a fare a questi ragazzi, bambini, adulti, anziani, attività veramente incredibili che io penso che molte persone fuori non si possono neanche immaginare. Si va da tiri con gli archi a simulazioni sensoriali, ovviamente dipende anche dal livello e dal grado di disabilità che queste persone hanno. Però ripeto, tengo molto a far vedere come il lavoro della Lega del Filo d'Oro ha portato a dare a queste persone comunque una vita dignitosa, piena, ognuno, ripeto, con quello che può dare, che può fare, però è importante avere, è comunque un lavoro, secondo me, che dà speranza, comunque è un lavoro positivo e ottimista, non è un lavoro cupo che vuole descrivere una situazione pesante. Danilo Balducci, affascinato da sempre dalla fotografia e dal potere comunicativo delle immagini, parla del suo progetto realizzato sul percorso della rotta dei Balcani e denominato Another Step and You're Elsewhere. Dunque, io ho seguito la rotta balcanica dei migranti da settembre dell'anno scorso fino a maggio del 2016, quando poi il campo di Domenni è stato chiuso. E sono stato con loro quindi quasi 6 mesi, documentando, fotografando tutte le vicissitudini e i movimenti di questo fiume di persone che arriva dalla Siria in guerra.